trovo a Taranto, nella parte sottostante il ponte Punta Penna, a poca distanza dalla Saram e dalla caserma dei Carabinieri. Questa è un'area che viene solitamente utilizzata dalle auto di coloro i quali vengono a Taranto per il giuramento, ovviamente, dei familiari, degli amici. Quindi un'area che è molto trafficata, molto utilizzata in queste circostanze. Un'area però che presenta uno stato di decozione, di abbandono incredibile. Sporcizia, rifiuti di ogni tipo, dalla plastica alle buste, ai materassi, al materiale di risulta, a materiale di legno e quant'altro. Chi più ne ha più ne metta. Vedendo inoltre l'enorme quantitativo, enorme lo sottolineo, di rifiuti, di materiale abbandonato, questo ci fa capire come da lunghissimo tempo, da tantissimo tempo, non avviene un'opera di bonifica. E l'aspetto ancora più strano è che c'è una telecamera, evidentemente per monitorare, no, quanto avviene qui sotto, sia per ragioni di sicurezza, sia proprio conoscendo queste dinamiche di abbandono di rifiuti. Beh, mi domando come mai, quali risultati producano queste telecamere. Questa telecamera funziona, non funziona? Chiedo lumi. L'area è di competenza dell'ANAS, però abbiamo visto in tante circostanze un rapporto di collaborazione tra ANAS e Chima Ambiente Amio, tra ANAS e Comune di Taranto, proprio perché, ripeto, è un'area che, seppur come competenza dell'ANAS, comunque insiste sul Comune di Taranto. E allora, come il presidente Mancarelli, riconfermato peraltro nonostante una situazione tragica riguardante la sporcizia a Taranto, come Mancarelli, Melucci si sono tanto vantati di questo rapporto con ANAS, facendo venire anche vertici nazionali e regionali a Taranto, beh, caro Mancarelli, caro Melucci, non dite più nulla su questa situazione? Cos'è, non avete mai visto il porcile, lo scempio, lo schifo che c'è qui sotto? Vice sindaco Manzulli, lei che parla di promozione del turismo, ma quando i familiari delle reclute vengono a Taranto e trovano questo porcile, caro vice sindaco che tanto dice di amare il turismo, che idea si fanno i turisti, caro Manzulli? Cosa pensano di come viene amministrata Taranto? Questo è un modo di fare turismo? Qual è il rapporto sinergico tra comune e gli altri enti appunto che per competenze insistono sul territorio? Nullo, solo parole, perché di questa tanto strombazzata collaborazione con ANAS c'è solo l'apparenza, il solito discorso di far vedere che c'è sinergia, ci sono risultati attraverso questi impegni, e poi all'atto pratico ci troviamo dinanzi a un porcile. Come vedete, tutto questo gran libro dei sogni scritto e descritto dal sindaco Melucci, questo libro così si sgretola, si strappa da solo, per così dire, dinanzi a questo scempio. Purtroppo anche questa è Taranto. E ovviamente la mia non è una denuncia così, come dire, mediatica e basta, ma avrà il suo corollario, il suo proseguimento nelle sedi istituzionali, perché appunto in qualità di consigliere comunale di Taranto chiederò a Chima Ambiente Amio come mai questa collaborazione con ANAS in questa circostanza evidentemente non ha prodotto risultati. Da consigliere comunale devo saperlo, rappresento 4.200 cittadini tarantini che mi hanno eletto.